Buongiorno, possiamo proseguire la nostra giornata, in questo caso con le audizioni sul disegno di legge numero 2020, riordino delega al governo per il riordino degli studi artistici musicali e coreutici. Sono con noi il professor Giuseppe Gaeta e il maestro Domenico Piccichè, entrambi esperti della materia. Professor Gaeta, le lascio la parola volentieri per 10 minuti circa, prego. Grazie, egregio signor Presidente, grazie onorevoli senatori. In primo luogo un ringraziamento per questa importante occasione di confronto su un tema molto delicato e su una proposta che definirei in partenza una proposta tanto necessaria quanto coraggiosa. Necessaria perché sono molti anni che il sistema della formazione artistica nel suo complesso, in tutte le sue sfaccettature, attende un chiarimento e un riordino complessivo della materia che io ho seguito per molti anni, prima da vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, successivamente come componente delle commissioni ministeriali per la valutazione degli ordinamenti. È questione necessaria perché questo settore, come dire, il riordino di questo settore risponde a un'esigenza di carattere più generale, che è quella di allinearsi al modello di organizzazione della valutazione e della definizione dei requisiti e delle qualifiche stabilito in ambito europeo, nello spazio europeo dell'istruzione e analogamente nello spazio dell'istruzione superiore. Europeo, che hanno previsto modelli di classificazione dei titoli e delle qualifiche attraverso i noti sistemi ISCED ed EQF. Questo obiettivo, quindi ambizioso di riordino, ovviamente porta in sé una serie di conseguenze che riguardano tanto il sistema della formazione cosiddetta preaccademica, all'interno della quale rientrano gli obiettivi di questo disegno di legge, ma hanno un risvolto, una ricaduta anche nel sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica che dal 1999 attraverso la legge 508 è stato oggetto di un riordino con un percorso complesso e come dire, pieno di interruzioni e pieno di come dire, mancate. Ma, non completamente, cioè non del tutto completato, e che guarda anche a questo momento di riordino come un'occasione importante. Allora, la prima questione che sottolineo è che lo spirito del disegno di legge è condivisibile sia nell'intento generale di riordino, ma anche nella finalità che viene definita facendo riferimento al sistema Abreu e quindi a una politica attiva da parte dello Stato di sviluppo dei saperi che riguardano l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, identificati come un grande momento propulsivo della vita sociale, civile e culturale di questo paese. Un sistema basato sulla diffusione della conoscenza e delle sensibilità all'interno di un quadro molto più ampio che è quello di costruire una società della conoscenza, così come definisce l'Europa, all'interno della quale le humanities abbiano dignità di dialogo insieme alle discipline artistiche al pari di altre discipline altrettanto importanti come quelle che oggi noi definiamo attraverso la formula STEM. Questo obiettivo è, a mio parere, pienamente coerente con quelli che sono gli obiettivi del disegno di legge, in particolare l'introduzione nel sistema della formazione primaria delle discipline musicali e coreutiche, ma aggiungerei anche a delle discipline artistiche e ovviamente dell'arte drammatica come momento formativo primario dell'individuo che diventa costruzione della sensibilità generale che poi produrrà i cittadini del futuro e quella sensibilità anche, quell'attenzione, quella apertura che poi produrranno coloro che dovranno fruire di questo tipo di cioè della musica, delle arti, dei saperi del design, dei saperi dell'arte drammatica e della danza. Quindi la costruzione di un pubblico attento oltre che di operatori specializzati. Questo è un grande tema perché senza questa doppia valenza formiamo sicuramente delle competenze specialistiche e poi il sistema paese non se ne avvantaggia perché non esiste un'accoglienza diffusa. Quindi le politiche anche culturali
servono a questo, e così come la formazione scolastica a tutti i suoi livelli deve essere formazione del cittadino. Quindi anche da questo punto di vista l'intervento, il disegno di legge che non può che essere una cornice all'interno della quale si inscrivono una serie di obiettivi, aiuta sicuramente a identificare queste priorità. È evidente che ci saranno dei decreti attuativi che daranno corpo alle specificità di questo intervento, ma definire una cornice è altrettanto importante perché in questo momento, da molti anni, c'è anche da chiarire il ruolo che le istituzioni formative, alcune delle istituzioni formative, per esempio del comparto AFAM e i colleghi dei conservatori sono maggiormente, come dire, competenti su questa materia, stanno sviluppando in ragione di una storia che riguarda la storia dei conservatori di musica, oggi istituti superiori di studi musicali, che è peculiare del sistema della formazione musicale e coreutica in Italia, differentemente da altre istituzioni del comparto come le Accademie di Belle Arti, gli ISIA e l'Accademia di Arte Drammatica, che hanno da molti anni una chiara vocazione di carattere terziario, ma questo in ragione di obiettivi della formazione e di storie che sono del tutto diverse. Altrettanto è importante, secondo me, l'intervento sul concetto di qualificazione della docenza che insegnerà in questo livello dei corsi, dei percorsi formativi. Perché? Perché la distinzione che esiste normalmente nell'ambito della definizione dei requisiti curriculari della docenza non riguarda, diciamo, solo la qualità della docenza. Come si dice, è il discente che definisce il docente. Quindi il sistema terziario viene definito tale non perché è migliore di altri livelli della formazione, ma semplicemente perché il discente ha delle caratteristiche ed esiste una precisa correlazione fra il momento della ricerca e il momento della formazione, che sono caratteristica primaria della formazione terziaria e che devono essere a disposizione degli altri livelli della formazione, tanto che ciò legittima, per esempio, il ruolo di formazione degli insegnanti che viene assegnato alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Questo è molto importante perché va a intervenire sui livelli di qualificazione della docenza in un rapporto che non può essere che, a mio parere, un rapporto di collaborazione proattiva, cioè ci deve essere un livello di armonizzazione fra le istituzioni che è definito già nello spirito della norma, cioè in questo disegno di legge, ma anche nelle norme del settore dell'alta formazione artistica, per esempio nel DPR 212 del 2005 e nel successivo decreto 382 che riguarda l'ambito della formazione musicale e coreutica del 2017, si ipotizzano, così come viene ripreso anche nel disegno di legge, le forme di collaborazione, strumenti in questo caso come per esempio dei comitati scientifici, tecnico-scientifici territoriali che possono e devono collaborare per costruire un modello complementare, non sostitutivo, cosa che in questi anni è stata anche difficile da comprendere, quanto il preaccademico dei conservatori, che nasce con una finalità ben precisa, potesse convivere e dovesse convivere con il riordino della formazione secondaria, primaria, della scuola. È un tema molto caldo e delicato che, ripeto, rappresenta anche l'intervento, il massimo livello di coraggio di questo disegno di legge, atteso da molti anni, perché interviene su delle situazioni consolidate e che proprio per il mancato completamento di alcune, come per esempio la legge di riforma 508, sono rimaste in questi anni, come dire, in sospeso. L'idea, secondo me, è quella di costruire il più possibile un rapporto sinergico, e mi sembra che il disegno di legge questo lo ipotizzi e lo concretizzi, di collaborazione. Un parallelismo virtuoso, perché virtuosa deve essere la filiera della conoscenza. E la virtù in questo caso non può che essere il frutto di un'azione collaborativa di ampio respiro, non da parte delle singole istituzioni, di richiamo a quello che è il valore fondamentale di queste istituzioni a tutti i livelli e di questi saperi, nel quadro di una visione più ampia che è quella oggi che richiamavo prima dello spazio europeo dell'istruzione, dello spazio europeo della conoscenza. Da questo punto di vista, il disegno di legge interviene, come dire, laddove, proprio in quei punti che sono già,
in qualche modo chiariti in ambito europeo, cioè quali sono i ruoli delle istituzioni, qual è la necessità di costruire un sistema di certificazioni delle competenze e delle qualifiche oggi che devono essere certificabili. Anche questo è un altro elemento fondamentale, la certificabilità di queste competenze. È ovvio, cioè è evidente, almeno a mio parere, che questo non può che nascere dal dialogo fra le diverse istanze, fra i diversi soggetti che a vario titolo sono storicamente titolari di questa materia. Ci sono delle differenze che sono per esempio quelle che sottolineavamo prima nel sistema dell'alta formazione artistica che hanno dei riflessi anche nella formazione secondaria, secondaria inferiore e primaria. Però lo spirito di questo disegno di legge, che ripeto, è a mio parere quello di costruire una cornice da molti anni attesa che andrà sostanziata attraverso degli ulteriori elementi di specificità e che contribuirà a chiarire e a accompagnare il processo di diffusione della conoscenza di queste discipline, oggi quanto mai necessario. Da sempre avvertito come necessario, ma oggi è necessario che, a mio parere, lo Stato eserciti il suo ruolo di, come dire, di coordinamento, di armonizzazione e di proposta, esattamente come in quello spirito richiamato all'inizio, in premessa di questo disegno di legge, che è il riferimento al sistema Abreu, cioè un grande movimento sociale, culturale, politico e anche economico a favore dello sviluppo di alcune aree che sono aree che oggi noi consideriamo fondamentali per lo sviluppo dell'individuo, dei cittadini e delle persone. In questo Grazie senso, professore. sì, chiudo appunto il mio intervento. Grazie. Grazie, gentile. Maestro Domenico Piccichè, prego. Grazie, spero che mi sentiate chiaramente. È per me un onore ritornare qua dinanzi alla settima commissione permanente del Senato della Repubblica, dove sono stato più volte in audizione nelle passate legislature, in occasione del lungo e travagliato processo, tuttora in fieri peraltro, di riforma della scuola secondaria che ha dato vita, tra l'altro, ai licei musicali e coreutici. Esordisco dicendo che per me, senza dubbio alcuno, quella offerta dal disegno di legge in esame è un'occasione straordinaria. Straordinaria in quanto affronta in maniera coerente e sistematica un tema che mi ha trovato in prima linea come esperto del settore e come referente del coordinamento CNAFAM, quantomeno negli ultimi 17 anni, il tema del completamento e dell'armonizzazione della filiera della formazione scolastica in campo artistico, musicale e coreutico, alla luce della riforma dell'alta formazione di quella legge 508 del 99. Più volte in questi anni sono stati fatti tentativi di riordino del settore, in gran parte sollecitati dal CNAFAM, e devo citare in particolare nella XIV legislatura la proposta di legge 5144 del 2004, nella XV legislatura la proposta di legge 1139 e il disegno di legge 1926 del 2006. E nella XVI legislatura il disegno di legge 539 del 2008, senza dimenticare poi alcune deleghe previste dal decreto legislativo 60 del 2017, rimaste purtroppo lettera morta. Quindi di occasione straordinaria si tratta, specie in una situazione di vero e proprio stallo quale quella attuale. E voglio qui sottolineare gli aspetti più importanti del disegno di legge in esame. L'istituzione del tempo musica e del tempo pieno delle arti, nella scuola primaria, l'istituzione della scuola primaria a indirizzo musicale a partire dalla classe terza, il ripensamento e potenziamento della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, l'istituzione della scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico, l'armonizzazione dei programmi e dei percorsi formativi dell'intera filiera preordinata allo sbocco naturale verso l'alta formazione, conservatori e accademie. Questi elementi straordinari, la cui importanza è stata riconosciuta pur nelle diverse declinazioni dai rappresentanti delle categorie fin qui audite, ci impongono tuttavia anche un'attenta e puntuale disamina di quegli elementi che al contrario sono apparsi incoerenti e divisivi per il settore e che, proprio per salvaguardare il progetto di riordino nella sua interezza, devono, a parer mio, essere espunti o quantomeno fortemente emendati. Il primo elemento che a parer mio della maggioranza degli auditi deve essere assolutamente espunto dal DDL è il doppio riferimento, presente all'articolo 1,1 lettera C ed E, all'indirizzo musicale ai licei musicali come intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei conservatori di musica. Questa
queste espressioni improprie hanno, per paradossale che possa sembrare, compattato i rappresentanti del mondo AFAM e quelli del mondo scolastico su di una posizione di netta opposizione. Per l'AFAM, infatti, la capacità del sistema scolastico di poter sostituire integralmente i corsi inferiori e medi dei conservatori si è rivelata quantomeno evanescente, tanto da costringere il legislatore a istituire corsi propedeutici, ossia preparatori ai corsi accademici, interni al sistema AFAM stesso, corsi cui le istituzioni non sono disposte a rinunciare. Per i rappresentanti della scuola, per converso, l'uso di tali espressioni costituisce una inaccettabile limitazione delle finalità della scuola secondaria di primo e secondo grado, che non possono certo ridursi alla mera preparazione all'ammissione ai corsi accademici AFAM. Un elemento trascurato, la cui presenza è apparsa indispensabile ai più, è la previsione della possibilità che lo studente della scuola a indirizzo musicale, sia essa primaria o secondaria, possa, al pari dello studente del liceo musicale, scegliere lo strumento a lui più congeniale, prescindendo dalla rigida e limitativa offerta dei 4 canonici strumenti musicali di quella normativa vigente. È necessario che il testo contenga tale previsione. Al problema pure sollevato dell'autoreferenzialità delle scuole secondarie di primo grado e indirizzo musicale sembra possibile rispondere attraverso la previsione di un collegamento in rete obbligatorio con le altre istituzioni musicali del territorio, oltre che attraverso l'istituzione dell'organismo di coordinamento territoriale e regionale previsto dal disegno di legge. Un altro elemento fortemente discutibile e divisivo, che anche in questo caso ha finito paradossalmente per compattare le opposizioni di AFAM e del mondo scolastico, è la previsione di un cosiddetto indirizzo jazz nei licei musicali. Tale previsione, infatti, oltre ad apparire riduttiva, perché il solo jazz e non le altre esperienze e linguaggi della contemporaneità o del passato, stravolgerebbe l'attuale assetto organizzativo dei licei e porrebbe in forza persino i posti di lavoro degli attuali docenti titolari di cattedra, in quanto da realizzarsi a costo zero e dunque da vedersi nella sua cruda realtà, ossia come offerta alternativa e non aggiuntiva rispetto a quella degli strumenti classici. Molto più pertinente e più condivisa appare la proposta, proveniente da più parti, di attivare al quinto anno apposite curvature curriculari che consentano di assecondare l'orientamento di alcuni alunni che volessero indirizzarsi verso i nuovi linguaggi musicali o coreutici, musica elettronica, jazz, pop rock, danza contemporanea, o verso i linguaggi musicali del passato, gli strumenti antichi, il barocco, le musiche tradizionali e così via. Imprescindibile per la riuscita del disegno complessivo di riordino è poi il reclutamento di docenti altamente qualificati. Appare pertanto indispensabile non soltanto la valutazione dei titoli artistico-professionali degli aspiranti, ma anche l'istituzione di specifiche classi di concorso e una contestuale revisione e aggiornamento delle classi di concorso esistenti e dei relativi titoli di accesso. Anche questa previsione dovrà essere contenuta nel testo di legge. Bisognerà ancora interrogarsi sull'opportunità di inserire nell'articolato l'istituzione, quantomeno nell'ultimo triennio dei percorsi liceali, dell'insegnamento della storia della musica, nella consapevolezza del rilievo fondamentale che tale disciplina riveste nella storia e nella cultura italiane. Sappiamo che vi sono anche altre proposte di legge in tal senso e l'inserimento nell'articolato di tale previsione potrebbe contribuire a dare ulteriore impulso e accelerazione a un processo già in atto. Infine, non si può che convenire con quanti rilevano l'assoluta incoerenza di un impianto che si ripromette di rivoluzionare la formazione artistica, musicale e coreutica a costo zero. Per l'attivazione dei nuovi percorsi vanno invece previste e stanziate idonee risorse che dovranno finanziare gli arredi scolastici, si pensi ad esempio alle aule di danza, l'acquisto degli strumenti musicali e delle attrezzature necessarie e, last but not least, le professionalità docenti e non indispensabili a tale imponente opera di riordino. Solo se si risponde fattivamente a tali critiche attraverso un lavoro serio e puntuale di emendamento del testo nel senso tratteggiato da noi e dalle rappresentanze sin qui audite, allora questo disegno di legge potrà avere l'appoggio di tutte le componenti del mondo musicale e coreutico italiano e la straordinaria occasione che esso costituisce di un riordino complessivo, sistematico e coerente del sistema della formazione artistica, musicale e coreutica in Italia potrà non essere sprecata. Le posizioni sopra espresse, condivise con la gran parte del mondo artistico, musicale e coreutico italiano, sono concretizzate in conseguenziali proposte emendative al testo in esame che ci riproponiamo di inviare nei prossimi giorni all'attenzione della settima commissione. Grazie per l'attenzione. Grazie maestro. Sono aperti gli interventi, ha chiesto la parola
La senatrice Russo ne ha facoltà. Eccomi, grazie Presidente. Grazie mille, gentili ospiti, professore Gaeta, Massi Piccichè, è stato un piacere ascoltarvi. Devo intanto ringraziarvi per aver colto anche lo spirito, ho detto il professore Gaeta, anche il coraggio, non l'incoscienza, ma sicuramente il coraggio di un disegno di legge che interviene in una situazione in cui spesso sono state prese delle decisioni a pezzi, a colori, e che quindi hanno in qualche modo sanato, non del tutto, ma momentaneamente, creando dei precedenti che adesso è un po' più difficile. Infatti devo dire che il settore che si trova molto compattato sul disegno di legge è per assurdo il coreutico, e dove si va a creare un percorso quasi ex novo, e quindi lì non è anche la primaria, va bene, chiaramente anche sulla primaria, chiaramente non si toccano degli equilibri che si sono un po' creati per mettere a posto delle situazioni quasi in momenti emergenziali. Tuttavia il disegno di legge ha proprio l'obiettivo di innescarsi su quello che già esiste, su una serie di normative che non sono state compiute, intervenire lì per riportare quell'ordine in una situazione che in questo momento appare anche abbastanza critica. Ho detto altre volte, spesso insomma nel confronto con i paesi d'Europa, i nostri ragazzi in questo momento arrivano veramente troppo tardi. E allora sì, devo dire che il disegno di legge vuole, a parte nella sua forma di disegno di legge delega, è già un punto di partenza, ma lo sarà ancora di più nel dibattito parlamentare, perché chiaramente tutte le criticità che via via saranno rilevate saranno sicuramente attenzionate e accolte in funzione migliorativa. Intanto volevo dire, ma mi è capitato anche in altre situazioni, ribadire che sicuramente non è un disegno di legge a costo zero, è impossibile. C'è un articolo 8 che parla di invarianza finanziaria, più che invarianza finanziaria, quell'articolo è quasi imposto dal MEF per dire che al momento dell'attuazione della legge bisogna aver trovato tutte le risorse, tanto che nel tempo pieno, nel tempo musica, nel tempo pieno delle arti, saranno probabilmente le risorse dello stesso PNRR trovare le coperture finanziarie per individuare questi posti nell'organico di potenziamento, e così via anche negli altri settori. È chiaro che necessita di un finanziamento, di un'attenzione. Ringrazio intanto il professore Gaeta per l'attenzione alla certificazione delle competenze. Credo che sia un passaggio molto importante e da individuare e da attenzionare nel disegno di legge, così come anche il tentativo di sintesi. Devo ringraziare anche il maestro Piccichè per essere intervenuto non soltanto sul testo, ma su tutte le precedenti audizioni, che ha cercato in qualche modo di mediare, cercando di capire quali fossero le criticità, sia nel rapporto conflittuale con i propedeutici, che non sono citati, ma che si sentono in pericolo. In realtà, anche questa volta, anche più volte, ho già espresso che rafforzare il sistema della scuola primaria e secondaria non significa sicuramente togliere qualcosa ad un possibile percorso preaccademico dei conservatori, ma significa probabilmente far arrivare all'accademico i ragazzi preparati, senza debiti, anzi addirittura con un ventaglio di offerte, di proposte, di entusiasmi sicuramente più diffusi nel territorio. Volevo dire al maestro Picci che sì, sicuramente si allargherà da quel jazz che era nato più che altro per il recupero di alcune classi di concorso che erano già esistevano e che poi si erano via via perse, ma sicuramente si allargherà ai nuovi linguaggi o ad anche probabilmente a
dipende anche come andrà il dibattito all'interno della commissione, altre discipline, si pensa all'etnico, si pensa all'elettronica, ecco, altre possibilità di specializzarsi in linguaggi diversi. E io mi taccio perché ritengo che altrimenti il presidente Nencini mi richiami all'ordine. Mi auspico una fattiva collaborazione anche in questi mesi, finite le audizioni, anche nel processo emendativo, ritenendo questo disegno di legge veramente la base sulla quale poi portare all'ottimo un percorso legislativo condiviso da tutti. Grazie ancora. Grazie senatrice Russo, grazie ai nostri esperti, buon pomeriggio, buon lavoro.